scorsa volta abbiamo parlato del cristianesimo e soprattutto degli elementi di novità di questa religione, soffermandoci sull'insegnamento del Vangelo, su quello che dice anche la Bibbia nell'Antico Testamento e su come questo Antico Testamento poi viene reinterpretato o letto in chiave cristiana. Oggi completiamo quest'opera di presentazione, perché presto arriveremo a parlare anche dei filosofi cristiani, parlando più nello specifico di due opere, di due testi, cioè del Vangelo di Giovanni, il cosiddetto quarto Vangelo, che è molto particolare e che ha, almeno in parte, un retroterra filosofico, e delle lettere paoline di San Paolo, anch'esse importanti per inquadrare bene questa nuova religione. Infine introdurremo velocemente anche la prima era, la prima fase della filosofia cristiana, cioè la cosiddetta patristica. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro alla filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 83esima puntata. Il Vangelo di Giovanni e le lettere paoline. Eccoci di nuovo qui, ben trovati, per parlare ancora per qualche minuto assieme di filosofia. Anzi, a dirla tutta, oggi parleremo soprattutto di religione, ma come vi dicevo già l'altra volta, per poi capire, inquadrare bene la filosofia cristiana serve qualche premessa di carattere religioso. Magari sono cose che alcuni di voi già conoscono o hanno già sentito nominare, ma è bene anche mettere bene i paletti, mettere a terra le fondamenta di un discorso che poi ci porterà a ritornare su argomenti più propriamente filosofici. Come vi dicevo, l'altra volta abbiamo presentato le basi del cristianesimo, le novità soprattutto introdotte all'interno dei Vangeli, ma oggi dobbiamo approfondire brevemente il discorso, perché i Vangeli, in realtà, come forse sapete, sono quattro e non sono tutti e quattro tra loro simili. O meglio, i cosiddetti primi tre Vangeli, quelli di Matteo, Marco e Luca, sono chiamati Vangeli sinottici. Sinottici significa che li si potrebbe leggere, volendo, in parallelo l'uno all'altro, perché raccontano grosso modo le stesse vicende e sono tutti e tre legati alle vicende appunto della predicazione di Gesù Cristo. Quindi raccontano spesso gli stessi fatti, magari da punti di vista lievemente diversi, con qualche dettaglio in più o con qualche dettaglio in meno, ma grosso modo davvero li si potrebbe leggere uno di fianco all'altro, perché seguono lo stesso percorso, la stessa trama, verrebbe da dire. Il quarto Vangelo invece, il Vangelo attribuito a San Giovanni, è un Vangelo invece molto diverso, perché le notizie che ci riporta sono diverse dalle notizie riportate nei primi tre Vangeli. È un Vangelo per certi versi anche più filosofico, perché è abbastanza evidente fin dal principio il tentativo di, direi, inquadrare filosoficamente la figura di Cristo e in qualche modo di ricollegarsi anche al pensiero greco, al pensiero classico. Ovviamente dovete anche pensare a questo: i primi cristiani dovettero fare i conti con, certo, una predicazione di Gesù Cristo che era molto importante, che era la base del loro credo, del loro anche insegnamento, ma anche col tentativo poi di comprendere a fondo questo nuovo insegnamento, cioè capirlo filosoficamente. E ovviamente quando si tratta di capire la predicazione di Gesù che era vissuto lontano dalla Grecia e rifletterci sopra, lo si può fare usando delle categorie filosofiche, cioè degli schemi di pensiero, degli schemi di ragionamento che la filosofia aveva già elaborato. Ecco, i primi evangelisti, ma in particolare Giovanni, si vede, si nota questo tentativo di usare concetti della filosofia greca, che era il sistema di pensiero più sviluppato nel Mediterraneo del tempo, ricollegandolo poi o inquadrandolo all'interno di una cornice cristiana. Questo lo si vede già dai primissimi versetti del Vangelo di Giovanni, che si apre in modo celebre. Proprio il primo versetto è questo: in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Già qui dobbiamo farci suonare un campanello d'allarme, perché questa parola verbo, che viene di solito riportata con la V maiuscola, è di difficile interpretazione per uno che non abbia una preparazione filosofica. Cosa vuol dire in principio era il verbo? È chiaro che suona strano, il verbo è una parola, appunto un verbo, come fa a esserci in principio una parola? E questa parola era presso Dio e questa parola era Dio. Ebbene, verbo è la traduzione italiana, non proprio felicissima, ma d'altronde non si potrebbe fare altrimenti, di una parola greca, perché
il Vangelo di Giovanni è scritto in greco originariamente. E questa parola greca è la parola logos, parola che è una di quelle parole fondamentali della filosofia greca. L'abbiamo citata una miriade di volte, se vi ricordate. Logos viene usato da Eraclito, vi ricordate? È l'ordine razionale, Dio praticamente, del mondo. Logos è il termine che usiamo alla base della logica e quindi del ragionamento, dello studio del ragionamento. Logos vuol dire anche legge in alcuni filosofi, vuol dire ordine, vuol dire discorso, vuol dire scienza, vuol dire Dio, vuol dire un sacco di cose. Ecco, il Vangelo di Giovanni si apre proprio così. In principio era il Logos era presso Dio e il Logos era Dio. Cos'è questo Logos? Questo Logos, questo verbo, è Gesù Cristo. Qui nella interpretazione classica si intende dire che si presenta la Trinità. C'era Dio, c'era il Figlio, ma il Figlio e il Padre erano la stessa cosa. Quindi Gesù Cristo viene qui inquadrato come Logos, viene presentato come una sorta di mediatore tra il Dio e il mondo, perché poi il Vangelo prosegue in questo modo. Egli era in principio presso Dio, egli si intende il Verbo, cioè il Logos, egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende, ma le tenebre non l'hanno accolta. Qui, di nuovo, si vede il ruolo di questo Logos. Il Logos, cioè Gesù Cristo, è il mediatore. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Cioè, è una sorta di figura che si pone a metà strada tra Dio e il mondo. La creazione del mondo è stata fatta tramite il Logos, ma d'altronde lo riprenderemo con Agostino questo discorso. Dio crea il mondo tramite la parola, anche all'inizio, nella Genesi. Dio dice, sia fatta la luce, e la luce fu. No? Quindi il ruolo della parola, ma parola nel senso greco del termine, parola nel senso ampio di Logos, è molto grande, molto importante. Ma capite anche bene che l'evangelista che usò il termine Logos lo usò ben consapevole di cosa significava per la storia della filosofia. Non usò il termine Logos a caso, se no avrebbe usato altri termini. Il termine Logos è comprensibile solo a chi conosce il significato che questa parola in filosofia si porta dietro, il ruolo che questa parola ha avuto nella storia della filosofia. E poi vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio notare un'altra cosa. Nel versetto che abbiamo letto, tratti tutti dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, si dice anche: in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende, ma le tenebre non l'hanno accolta. Un altro discorso che anche qui dovrebbe accenderci una lampadina, perché memori del pitagorismo, memori del platonismo, questa divisione tra luce ed ombra, tra luce che risplende dalla vita e tenebre che non accolgono la vita, tenebre che corrispondono alla morte e forse anche al male, non è nuova nel nostro percorso. L'abbiamo vista nei pitagorici sicuramente, l'abbiamo vista in Platone, pensate alla caverna ombrosa contro il mondo esterno luminoso, ma poi l'abbiamo vista anche e soprattutto nel neoplatonismo, quando abbiamo detto che l'essere si espande ma non arriva dappertutto. Quando dice le tenebre non hanno accolto questa luce, vuol dire che ci sono delle zone che rimangono in ombra. E ricordate che quando parlavamo della materia per Plotino, dicevamo che la materia è mancanza di luce. La materia è ombra, la materia è tenebra, è dove la luce non si è spanta, dove la luce non è arrivata, dove l'emanazione non è giunta. Quindi capite che già da questi primi versetti, certo, poi dopo il Vangelo prosegue con la figura di Gesù Cristo, con la sua predicazione, anche e soprattutto predicazione morale, di vita, insegnamenti, però c'è un retroterra filosofico, c'è un ascolto della filosofia, un tentativo di spiegare gli eventi della vita di Gesù, la predicazione, gli insegnamenti di Gesù Cristo anche a un pubblico che è filosoficamente preparato. È anche chiaro questo, chi scrive il Vangelo, certo si rivolge, l'abbiamo detto l'altra volta, ad ampi strati della popolazione. Il Vangelo è per tutti, è per il povero come per il ricco, è per l'ignorante come per il dotto, però appunto è anche per il dotto e quindi bisogna essere in grado di rivolgersi anche a chi ha una certa preparazione, a chi ha delle categorie del pensiero, a chi conosce e usa delle categorie del pensiero. E in questo Vangelo, almeno nell'apertura, ma poi anche più avanti in altri punti, si sente questo tentativo, si sente questa esigenza anche di presentare il messaggio evangelico in una chiave anche più filosoficamente approfondita. Ripeto, questa
dualismo poi tra luce ed ombra, questa lotta tra bene e male, la si ritrova anche in uno degli insegnamenti chiave di questo Vangelo, cioè la vita secondo la carne e la vita secondo lo spirito. Emerge anche più avanti, appunto, nei capitoli successivi del Vangelo di Giovanni, questo dualismo forte, questa dicotomia forte. Da un lato c'è la vita secondo la carne, che è male, che è vita di morte, potremmo quasi dire. Dall'altro c'è vita secondo lo spirito, che è una vita nuova. Infatti questo Vangelo spinge verso una vita nuova, verso la rinascita a una vita nuova, a una vita secondo lo spirito. Una vita non segnata più dalla carne, non segnata più dalla corporeità, dalla materia, dal corpo, ma segnata dallo spirito. È lo spirito che dà la vita, mentre la carne, come proprio si legge nel Vangelo, non giova a nulla. Il Vangelo di Giovanni certo segna un primo passo, dunque, nel tentativo di trovare un punto d'incontro tra predicazione di Gesù Cristo e filosofia greca. Un secondo passo possiamo individuarlo nella predicazione di San Paolo, che certo anche questa è una predicazione soprattutto mirata al comportamento, alla morale. I suoi sono spesso consigli alle varie comunità cristiane che stanno nascendo nella parte orientale del Mediterraneo, ma le lettere paoline sono interessanti anche perché c'è già qualche tentativo di porre le basi solide del cristianesimo, di una religione strutturata dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista dei dogmi anche, ma direi anche soprattutto dei concetti. Paolo scrive soprattutto delle lettere, lo saprete bene, spesso vengono lette anche durante la messa, la lettera ai Romani, la lettera agli Efesini, lettere agli Tessalonicesi e così via. Le lettere paoline vennero scritte nel corso del primo secolo d.C. e indirizzate appunto a varie comunità cristiane, le prime comunità cristiane che iniziavano a sorgere in giro per il Mediterraneo. Qui in queste lettere ci sono molti richiami ovviamente alla dottrina di Gesù Cristo, ma come vi dicevo anche prescrizioni rituali, cioè come si deve fare un rito, come se ne deve fare un altro, consigli molto pratici a volte anche, e poi questi capisaldi su cui ci soffermiamo. Quali sono i punti chiave che Paolo sembra individuare nella sua predicazione? Elenchiamoli. Il primo punto è sicuramente il fatto che Dio è presente davanti a noi. Dio lo possiamo vedere ovunque. Dio lo si può riconoscere addirittura anche nella natura tramite le sue opere. Il mondo è straordinario, magnifico, maestoso, e questa potenza, questa gloria del mondo è segno della gloria divina, è segno della potenza divina. Dio è conoscibile tramite le sue opere. C'è una possibilità di incontrare Dio ovunque. E quindi chi non vuole incontrare Dio rifiuta l'evidenza, rifiuta la realtà delle cose. Secondo punto importante, il ruolo del peccato originale, ma anche il riscatto da questo peccato originale. L'uomo è macchiato perché, come ci insegna proprio l'Antico Testamento, Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna, compirono questo peccato originale, il cui peso ricade su tutti gli uomini, su tutta l'umanità intera. Quindi l'uomo nasce con questo peccato, ma Cristo è venuto per riscattarci da questo peccato. Tutta la vita e soprattutto la morte e la resurrezione di Cristo sono il tentativo riuscito di riscattarci da una macchia che sembrava indelebile, ma che adesso grazie alla predicazione e all'insegnamento di Cristo può essere cancellata. Il riscatto può avvenire solo tramite la fede in Gesù Cristo. Noi dobbiamo aver fede perché la fede salva, perché la fede giustifica, perché la fede riesce a cancellare questa macchia, questo peccato, che altrimenti ci avrebbe condannati in eterno alla dannazione. La salvezza poi in particolare arriva tramite la grazia che Dio ci dona gratuitamente, che Dio ci dona proprio grazie anche al sacrificio di Gesù Cristo. Gesù è venuto a cancellare i nostri peccati, Gesù è venuto a salvarci, Gesù è venuto a giustificarci e con Lui è venuta anche la grazia. Dono gratuito che Dio fa agli uomini, tramite cui noi possiamo salvarci. Quindi, intanto, presenza di Dio forte nel mondo, attorno a noi, e poi il ruolo fondamentale di Gesù Cristo, tramite cui noi possiamo sperare in una salvezza, noi possiamo sperare in una giustificazione. Poi c'è di nuovo, come già in Giovanni, quest'idea della divisione tra vita secondo lo spirito e vita secondo la carne. La vita secondo la carne è rifiuto
dell'insegnamento di Gesù, è rifiuto della Chiesa, è rifiuto del bene. La vita secondo lo Spirito invece è rinascita, è speranza, è nuova vita. La vita dello Spirito, tra l'altro, sottolinea Paolo in molte occasioni, va vissuta non da soli, ma in comunità. C'è un grande ruolo, un nuovo ruolo, che inizia a diventare fondante, della Chiesa. Chiesa intesa come comunità dei credenti. Chiesa intesa come, dice anche proprio così Paolo, corpo di Cristo. La Chiesa è come un grande corpo di cui ogni cristiano è un membro, è un dito, un piede, una mano, è un braccio e così via. L'insieme di tutti i fedeli, l'insieme di tutti i cristiani forma la Chiesa come corpo di Cristo. E la Chiesa è fondamentale perché questo cammino verso la vita dello Spirito, questo cammino verso la fede, verso la salvezza deve essere vissuto in comunità, non si può farlo da soli. Non è un viaggio del singolo, è un viaggio della comunità. All'interno poi di ogni comunità, ogni cristiano deve cercare la propria vocazione. Su questo è un altro punto su cui insiste Paolo. Per ognuno di noi c'è una vocazione, un qualcosa a cui Dio ci ha chiamati. Ognuno ha i suoi talenti, ognuno ha le sue capacità, ognuno ha ciò verso cui è proteso. E Dio ci chiede di ascoltare questa vocazione e di esaudirla. Quindi il compito di ogni cristiano è anche quello di individuare questa vocazione e di darle seguito. Infine, ma non per ultimo, Paolo insiste moltissimo su quello che è il comandamento più importante del cristianesimo, cioè l'amore, agape. Agape inteso nel senso latino di caritas. Agape è una parola greca, caritas è il corrispettivo latino, ma vuol dire sostanzialmente la stessa cosa. L'amore è il dono dello Spirito più importante. Lo Spirito di Dio ci dà tantissimi doni, tantissime capacità, tantissime qualità che dobbiamo far fiorire, che dobbiamo sviluppare per il bene nostro e della comunità cristiana a cui apparteniamo. Ma il più importante di tutti questi doni, quello che dà senso a tutto il resto, è l'amore. L'amore è il fondamento, l'amore è il collante, l'amore è ciò su cui si basa tutto il resto. E questo amore, appunto, possiamo chiamarlo agape alla greca, possiamo chiamarlo caritas alla cristiana, è l'amore cristiano. È l'amore non passionale, chiaramente, non sessuale, è l'amore come fraternità, come dono, come gratuità anche, come carità, ed è il dono più importante dello Spirito. Ecco, queste sono le basi, direi, coeve, più o meno, a Gesù Cristo, su cui poi si fonda la riflessione filosofica cristiana. Dico più o meno coeve perché sia il Vangelo di Giovanni sia le lettere di San Paolo furono scritti attorno al primo secolo dopo Cristo, verso la fine alcune cose del primo secolo, ma insomma a breve distanza di pochi anni dalla predicazione della morte di Gesù Cristo. Poi la filosofia cristiana si sarebbe sviluppata nei secoli successivi, noi parleremo soprattutto adesso nelle prossime puntate di filosofi del secondo, terzo, quarto secolo dopo Cristo, quindi ci sposteremo un po' più in là. Però chiaramente questi filosofi che vedremo si basarono in primo luogo su San Paolo, su Giovanni e su altre ovviamente testimonianze. Da qui in poi difatti nascerà la cosiddetta patristica, cioè la prima fase della filosofia cristiana, una fase in cui operano i cosiddetti padri della Chiesa. Patristica deriva da pater, che vuol dire padre, perché questi primi pensatori sono quelli che fondano la Chiesa, che ne mettono su carta i dogmi, gli elementi più importanti, chiariscono alcuni punti. Perché? Perché in effetti c'è bisogno di chiarire alcuni punti. Dovete pensare che il cristianesimo è una religione nuova, in rapida ascesa, che si sta diffondendo in varie zone. E però ha alcuni punti molto chiari, molto netti. L'insegnamento di Gesù è chiarissimo ormai. Ma ci sono anche alcuni punti da chiarire. Perché? Perché intanto non ci sono solo i primi quattro Vangeli che abbiamo citato, ci sono anche dei Vangeli apocrifi, che bisogna analizzare, vedere se vanno considerati Vangeli canonici oppure no. Poi perché su alcuni punti la riflessione filosofica può essere aperta. Qual è la natura di Dio? Qual è la natura di Gesù Cristo? Ad esempio Gesù era uomo, era Dio, era entrambe le cose. Su questi temi il Vangelo non è sempre chiarissimo. Dà degli spunti ovviamente, ma il Vangelo si focalizza principalmente di solito sull'aspetto morale. L'aspetto più filosofico può lasciar campo a dubbi e quindi avremo magari anche pensatori che dicono no, Gesù era più divino, Gesù era più umano, Gesù era alla pari, per dire uno dei temi che vengono affrontati in questi secoli, ma ce ne sono tanti, ovviamente.
e quindi bisogna anche dirimere queste questioni, bisogna sedersi a un tavolo, in genere i tavoli sono i concili, e analizzare le varie ipotesi, analizzare anche le varie diverse letture e stabilire questa lettura è corretta, questa lettura è scorretta, questa lettura la accettiamo, la rendiamo canonica perché è quella ufficiale della Chiesa, quest'altra lettura la consideriamo eretica, ovviamente. Quindi i concili di questi primi secoli, in particolare il più importante è il concilio di Nicea del 325 d.C., servono anche a stabilire quali sono i punti chiave, i punti cardine della fede cristiana e sgombrare il campo da equivoci, da eresie, da anche influenze pagane a volte che cercano di mescolarsi al cristianesimo. Quindi per tutti i primi secoli della filosofia cristiana noi avremo pensatori interessati soprattutto a chiarire i punti, a dirimere le questioni, a dare una base filosofica coerente e organizzata al pensiero cristiano. Si va in questa fase, quella della patristica, tendenzialmente fino circa alla metà dell'VIII secolo, fino più o meno al 750 d.C., poi inizierà una fase nuova e ne parleremo a suo tempo. Ma per ora ci fermiamo su questi secoli, secoli in cui fortissima l'influenza del Vangelo di Giovanni, fortissima l'influenza di San Paolo, ma anche forte l'influenza di alcune scuole filosofiche greche, pagane. Alcuni insegnamenti di queste scuole pagane si tenta di farli infatti rientrare all'interno dell'alveo del cristianesimo. Cito, e poi li vedremo più in dettaglio, in particolare lo stoicismo, il neoplatonismo e quindi anche il pitagorismo e il platonismo in generale. Perché? Lo stoicismo soprattutto per l'attenzione che gli stoici davano al distacco dalle cose terrene, ne avevamo anche parlato della atarassia. Poi anche per il dominio delle passioni. Abbiamo detto che per gli stoici era importantissima l'apatia, sapersi dominare, questo diventa importante anche per i cristiani. E poi per l'idea anche di provvidenza che era fondamentale nella filosofia stoica e la ritroveremo nella filosofia cristiana. Per quanto riguarda pitagorismo, platonismo e neoplatonismo, che possiamo considerare quasi come un tutt'uno, lì è forte la lettura della materia come male, come peccato e dello spirito come qualcosa di buono, qualcosa di elevato. Quindi il tentativo di purificarsi dalle passioni, il tentativo di elevare l'anima, di purificare l'anima, il tentativo di avvicinarsi a un Dio che è il principio primo, l'uno, da cui tutto deriva necessariamente. Poi ovviamente ci saranno anche delle forti differenze e le vedremo. Ma questi sono i punti di riferimento, ripeto, stoicismo, pitagorismo, platonismo, neoplatonismo. Ecco, per oggi direi che ci possiamo fermare qui perché abbiamo messo sul tavolo vari elementi che poi riprenderemo, che poi ci torneranno utili, ma appunto è anche il momento di lasciarli decantare un attimo e per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo che il podcast lo trovate su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube, ma su queste piattaforme trovate anche, se volete, il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia, in cui ci occupiamo invece di storia in questo momento moderna, ma ci sono un po' tutte le epoche. In più vi ricordo che se vi interessano la filosofia anche più recente, la storia più recente, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrippi, lì trovate centinaia e centinaia di video spiegazioni. Infine, se volete rimanere informati e collegati a quello che facciamo, vi ricordo che potete seguirmi se volete sui social network, Facebook, Twitter e Instagram, dove sono presente col nickname di Scripp, oppure potete abbonarvi alla newsletter settimanale gratuita, arriva una volta a settimana e fa un po' il punto dei video, dei podcast e tante altre cose. Vi potete abbonare all'indirizzo ermannoferretti.it oppure scrip.substack.com. Basta, finito, ci sentiamo presto per altre puntate del nostro viaggio dentro alla filosofia. Ciao, alla prossima!